Buonasera a tutti, vi ringrazio, grazie Luigi, grazie Eliana dell'opportunità che mi avete dato. Parleremo di crittografia omomorfica. Che cos'è la crittografia omomorfica? Poi adesso la vedremo nelle slide. È la crittografia che permette di utilizzare i dati in qualsiasi posto essi siano senza mai decriptarli. Dati criptati chiaramente senza mai decriptarli, per cui poter lavorare sul dato avendo la certezza e la sicurezza non solo della provenienza ma anche della loro situazione di encryption. Vado veloce perché immagino che siamo tutti un po' stanchi dopo due giorni. È molto interessante. Ok, questa è la mia faccia. Noi siamo un'azienda internazionale con soldi di radici italiane, che vuol dire? Siamo molto fieri. In realtà è un'azienda con sede a San Francisco, ma è stata fondata dagli italiani e l'80% dei nostri collaboratori è italiano. Abbiamo una sede a Roma dove anche qui sviluppiamo tutta una serie di prodotti e di algoritmi per i sistemi di crittografia. Perché abbiamo pensato di sviluppare un algoritmo omomorfico? Perché veniamo da un'esperienza decennale sulla gestione e la sicurizzazione del dato. In realtà quello che abbiamo sempre fatto, che è stato sempre il nostro core business, è stato quello di garantire sempre l'inalterabilità del dato. Per i nostri clienti internazionali. Da qui abbiamo pensato di utilizzare la crittografia per sicurizzare i dati all'interno del cloud, in questo caso specialmente, perché vi farò vedere. La crittografia, sapete che la crittografia è una cosa antica, è un sistema antico, c'è l'algoritmo di Cesare. Giulio Cesare comunicava con Ottaviano, che era il suo comandante, con un sistema crittografato, chiaramente semplice per l'epoca, ma poi negli anni chiaramente tutte le informazioni importanti sono state criptate, crittografate. Nella Seconda Guerra Mondiale, sicuramente avete visto qualche film in cui si parla della macchina tedesca che riusciva a inviare messaggi, gli inglesi non riuscivano a decriptarlo e così via. E poi abbiamo pensato che utilizzare la crittografia, nel caso almeno italiano, garantisce anche una semplificazione delle informazioni anche nei confronti del GDPR, poi vedremo perché. Questa slide ritengo che sia importante perché in realtà questa è una slide del Consiglio europeo che dichiara che i sistemi di strong authentication o di strong encryption devono essere utilizzati per proteggere i dati che diciamo che i vari paesi ritengono sensibili. Anche nel piano nazionale, come diceva Luigi, è stato espresso chiaramente, è stato menzionato che la soluzione necessaria per proteggere i dati sensibili o strategici, qui chiaramente gli interventi prima di me l'hanno abbastanza chiarito, il dato strategico deve essere protetto. Il piano nazionale del cloud specifica che deve essere protetto con dei sistemi di crittografia. Ci sono vari sistemi di crittografia, cerco di andare veloce perché non vorrei entrare troppo nel tecnico se diventa un po' noioso. Noi abbiamo sviluppato un sistema nuovo che abbiamo brevettato e è un sistema di encryption in process che, a differenza dei sistemi di encryption tradizionali, che sono fondamentalmente due, l'encryption e il REST, che è quel sistema che ti permette di crittografare i dati quando vengono scritti sul disco e i dati tornano in chiaro ogni volta che vengono riscritti. In realtà sono dei sistemi di storage, si usa solitamente per applicazioni del genere.
Poi ci sono i sistemi di encryption in motion, e i sistemi di encryption in motion consentono di crittografare i dati da una macchina all'altra, no? Quando arrivano nell'altra macchina i dati sono in chiaro. Noi abbiamo sviluppato e brevettato questo sistema che si chiama encryption in process, che consente, per cui in realtà sarebbe il sistema di encryption omomorfica. I sistemi di encryption omomorfica permettono di utilizzare i dati, manipolarli, visualizzarli senza mai decriptarli. Questo è il vantaggio, diciamo, di questa tecnologia. Chiaramente è una tecnologia che va bene per tutti, appunto, i dati che riteniamo sensibili, perché non solo la pubblica amministrazione, il paese, ma anche le aziende chiaramente hanno sensibilità diversa in relazione al dato che è importante, no? Per loro. Appunto, gli algoritmi omomorfici consentono questo, cioè un insieme di algoritmi, di modi di cifratura che ti permettono di non decriptare mai il dato. Qui c'è, poi vi farò vedere anche, diciamo, una slide che è esplicativa di come funziona. Una cosa importante, non abbiamo inventato un sistema di definitivo di sicurezza, abbiamo solo aggiunto un livello di sicurezza su qualcosa che già esiste. L'unico vero vantaggio è che noi abbiamo pensato a proteggere il contenuto del perimetro, non quello che c'è dentro. Noi siamo certi che, e mi ricollego agli interventi precedenti, che sicuramente le aziende avranno più attacchi. Anche dopo la prima volta loro tenteranno di riattaccarlo. Utilizzando un sistema del genere e avendo la consapevolezza e la certezza, anche gli attaccanti, che con quel dato non ci fanno niente, in realtà non ti riattaccano. Cioè, questo è il nostro pensiero. Quando tu hai a disposizione qualcosa che hai sei entrato nel perimetro, utilizzi un dato che non ci fa niente, non ci vai, non ci torni ad attaccare quell'azienda, quella struttura, in realtà che non ti permette di fare niente. Questo è il nostro pensiero. Vado avanti. La differenza dei sistemi di encryption omomorfica rispetto ai soliti sistemi, diciamo, di protezione, sistemi di tokenizzazione, sistemi di data masking, gli FP e l'encryption tradizionale. Perché chiaramente i sistemi di encryption omomorfica ti permettono anche di avere il dato mascherato, proprio perché non lo devi mai decriptare. Per cui il sistema di data masking è già all'interno dell'algoritmo e ti permette, appunto, di usare il dato anche nella sua forma mascherata. L'abbiamo pensato per i vari, diciamo, per i database più importanti, insomma, quelli che più importanti di mercato, e possono essere usati più o meno tutti i sistemi. Le applicazioni sono molto chiaramente molto orizzontali, perché la protezione del dato vale per tutti, insomma, no? Per le enterprise, per il manufacturing, per la pubblica amministrazione. Devo dire che troviamo un grande riscontro nell'healthcare, perché la nostra sede degli Stati Uniti in realtà ha tanti clienti che si occupano di sanità, perché per gli Stati Uniti il dato sanitario è un dato strategico, molto strategico. Oltretutto i dati di certi tipi di analisi vengono assolutamente criptati e coperti da qualsiasi tipo di accesso. E ci sono degli stati che nemmeno i medici possono prendere delle informazioni sanitarie dei pazienti. Abbiamo pensato di, qui vado velocissimo, abbiamo prodotto anche un sistema di
encryption delle immagini. Abbiamo prodotto un sistema dell'encryption delle immagini di qualsiasi tipo, satellitari, immagini fotografiche, che è anche un quantum proof. Abbiamo pensato che le immagini oggi, in questo momento, di qualsiasi tipo, siano da proteggere forse più delle altre cose. E per cui abbiamo sviluppato anche questo un prodotto che permette di proteggere assolutamente le immagini e di non poterle in nessun modo ricostruirle. Direi basta perché vado velocissimo. Quello che noi pensiamo, e questa è un nostro must, non basta proteggere il perimetro. La protezione del perimetro la fanno sicuramente i colleghi più bravi di noi, con tante tecnologie, con tanti prodotti, con tanti sistemi, ma noi pensiamo che proteggere il contenuto oggi sia importante quanto, se non più importante di quanto proteggere il perimetro. D'Alessio, allora voi con questa crittografia andate a proteggere il dato intrinseco. Sì. Il componente del garante privacy Agostino Ghiglia ha preso appunti perché appunto è una soluzione innovativa e interessante. Qual è la differenza, ultima domanda, chi ha le chiavi di decriptazione, qual è la differenza rispetto alle altre? La chiave di decriptazione ce l'ha il cliente, noi l'algoritmo non lo usiamo dall'esterno, il SaaS è a disposizione del cliente e il cliente può decidere che cosa criptare e che cosa non criptare. Cioè il garante della privacy potrebbe decidere di criptare il codice fiscale piuttosto che la data di nascita, piuttosto che il suo gruppo sanguigno. Questa è a scelta del cliente, cioè la libera scelta di utilizzare i sistemi di encryption come vuole il cliente. Grazie mille, grazie davvero a voi per questo suo intervento.